Nel corso della notte, gli agenti della Polizia di Stato appartenenti alla squadra mobile della Questura di Catanzaro, con il concorso del Servizio Centrale Operativo, hanno tratto in arresto 48 persone, destinatarie di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dalla GIP di Catanzaro, su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia. Gli arrestati sono accusati a vario titolo di associazione di tipo mafioso, estorsioni, violazione in materia di armi, illecita concorrenza con violenza o minaccia, esercizio abusivo del credito, intestazione fittizia di beni, tutti reati aggravati dalle modalità mafiose e dalla finalità di avvantaggiare l'organizzazione criminale oggetto delle indagini. I provvedimenti hanno smantellato la potente e pericolosa cosca di 'Ndrangheta, facente capo alla famiglia Trapasso, egemone sul vasto territorio costiero a cavallo tra le province di Catanzaro e Crotone e l'Andrina collegata dei Tropea. Proprio la circostanza che il teatro dei fatti sia una zona di confine tra due province che comprende il territorio a spiccata vocazione turistica dei comuni di Sellia Marina, Cropani, Botricello, Sersale, Cutro e la frazione San Leonardo di quest'ultimo centro, ha ispirato il nome dell'operazione Borderline, che ha preso l'avvio da una serrata attività di sorveglianza fisica ed elettronica degli indagati da parte della squadra mobile di Catanzaro, coordinata dal sostituto procuratore, dottor Vincenzo Capomolla, e dai procuratori aggiunti, dottor Vincenzo Luberto e dottor Giovanni Bombardieri, con la supervisione del procuratore capo, dottor Nicola Gratteri. Ho visto una indagine curata nei dettagli, un 416 bis completo. Ho visto il lavoro importante con tantissimi capi di imputazione di reati fine, e questo facilitano la prova più difficile, che è quella della situazione di inquisto mafioso. Sono reati fine, ad esempio. Si faceva prima riferimento a Verona, dove lì c'era una famiglia di un detenuto che doveva essere assistita. Il fatto che un affiliato vada lì a portare soldi del detenuto è un'ulteriore prova dell'esistenza di 416 bis, perché c'è la bacinella, la cassa, e c'è la regola che i familiari del detenuto devono essere assistiti, e questa è un'ulteriore prova del 416 bis. Poi abbiamo un controllo capillare del territorio, dove anche cose apparentemente banali, anche di piccolo conto, diceva prima ad esempio Bombardieri, parlava della vendita delle bombole del gas, oppure si può parlare delle macchinette da distribuire nei bar. Sono reati, sono comportamenti che denotano il controllo del territorio, controllano il respiro, il battito cardiaco di quel territorio, quindi rendono asfissiante la vita, rendono impossibile la vita, a parte quella economica, proprio rendono triste la vita, tolgono il sorriso alla gente. E allora un'indagine come questa, dopo aver tolto in un centro piccolo, relativamente piccolo se vogliamo, si riesce ad arrestare tutte queste persone, allora la gente respira, se vuole può dire le forze dell'ordine, la magistratura sono credibili. Sì, l'abbiamo detto più volte, c'è un controllo di tutte le risorse economiche di quella zona e in particolare dei villaggi turistici, che sono stati strumentalizzati, brutalizzati da poche persone. In questo modo si soffoca il territorio, si determinano degli oligopoli se non dei monopoli, e quindi ne soffre la gente comune. Non c'è democrazia, non c'è una condivisione dello sfruttamento delle risorse economiche, e quindi c'è una povertà dilagante. È per questo che contrastare insieme alle forze dell'ordine e alla procura distrettuale conviene a tutti. Le indagini hanno consentito di accertare che vi era il controllo del villaggio Corrao, di altri villaggi, la Riviera del Sole, che erano appannaggio della cosca Trapasso. Con queste indagini abbiamo dato riscontro alle voci dei collaboratori che da anni si riferiscono a Trapasso Giovanni e alla sua famiglia come un punto di riferimento della 'Ndrangheta nel crotonese e nel catanzarese. Questa indagine ha dimostrato che il controllo asfissiante del territorio della famiglia Trapasso si estendeva da San Leonardo di Cutro a Botricello a Cropani, ed era un controllo che non lasciava spazio a iniziative esterne alla cosca, sia nell'attività commerciale, ad esempio la vendita delle bombole di gas, sia nell'attività della
collocare le macchinette per le scommesse, per il gioco, sia nell'attività addirittura estiva di vendita del cocco sulle spiagge. Anche per questo occorreva l'autorizzazione da parte della famiglia Trapasso. E della famiglia Trapasso si parla nella tavernetta di Nicolino Grandaracri come un punto di riferimento o un dranghettista nell'area. Addirittura lo stesso Grandaracri rivendica a sé quel primato, quel controllo sulla locale dei Trapasso nei rapporti che Trapasso stesso hanno con altre cosche dell'area. Nel commentare degli incontri che vi erano fra cosche del Cirotano e cosche di San Giovanni e di San Leonardo di Cutro, diceva che dovevano passare prima da lui, perché era lui quello che era il primo nell'area.